La saggezza avrebbe ragione di esistere. Io sarò velocissimo perché siamo diverse persone a prendere la parola e soprattutto non sono certo io quello più qualificato in questo momento. Abbiamo una grandissima presenza, quella di Simone Molinari alla mia destra, e Lucio Fumo, che è il nostro direttore storico, che vi illustrerà un attimino quella che è la formula del 41esimo anno del Festival Jazz. Come avete già visto dal cartellone alle mie spalle, c'è qualcosa di nuovo, soprattutto sotto il profilo organizzativo. Vi dirà meglio Lucio, noi abbiamo fatto veramente di tutto per cercare di incontrare la città, cercare di incontrare la provincia di Pescara, cercare di incontrare i cittadini, rendendo il jazz il più fruibile possibile, sia sotto il profilo della qualità e sia sotto il profilo anche, fra virgolette, economico, cercando di contenere anche i costi e tutto quello che ruota intorno, diciamo, al concerto, in modo tale da permettere a tutti di ascoltare quella che secondo noi è una forma musicale assolutamente nobile e piacevole. Io lascio la parola a Lucio e prego. Grazie. Buongiorno a tutti, i ringraziamenti erano già fatti il Presidente, quindi vi risparmio, così come vi dico subito che vi risparmio anche l'abituale cahier de doléances che noi poverelli siamo costretti a fare e voi costretti a subire. Quindi, siccome sappiamo già tutti qual è la situazione, saltiamo a più pari. Noi ci siamo buttati su questa 41esima edizione del Festival facendo nostro una frase che il grande ministro francese Jacques Lang ha fatto recentemente in Italia in occasione di una visita a Firenze. Lui ha detto che senza cultura non c'è futuro. Noi, partendo da questo assioma, siamo partiti a fare un nuovo festival. Io poco fa pensavo che mi farebbe piacere, avrei avuto piacere di poter leggere nelle vostre menti quelle che avete pensato, perché avete visto il cartellone di quest'anno, molto più ricco del solito, 14 concerti che non ne abbiamo mai fatti, neanche ai tempi loro. E quindi c'è la delocalizzazione dei posti, c'è una nostra esigenza di venire incontro di più alla città e soprattutto sicuramente vi sarete chiesti come abbiamo fatto. Io cercherò di dare rapidamente una risposta a questi interrogativi, eventualmente ad altri che vi venissero in mente. Lo scorso anno Pescara Jazz ha celebrato la sua 40esima edizione, che praticamente ci ha certificati come il più longevo festival d'Italia, uno dei più longevi in Europa e in tutto il mondo. Per la 41esima edizione abbiamo pensato di voltare pagina. Però prima di voltare pagina ci siamo dati delle linee guida, due soprattutto. La prima è quella di cercare di realizzare un maggiore coinvolgimento della città. Il secondo, quello che ho già accennato, la delocalizzazione dei posti dove poter ascoltare musica. E sono rimasti tutti concentrati nella zona sud della città, quella che viene definita normalmente come il nuovo polo culturale della nostra città. Fermo restando ovviamente il teatro D'Annunzio, che ospiterà gli eventi più importanti, perlomeno dal punto di vista del richiamo di pubblico, dell'appeal che possono avere, abbiamo ovviamente confermato l'Aurum, dopo il grande successo dello scorso anno, che ha sorpreso un po' tutti. Bisogna dire però che il merito del successo dell'Aurum sta anche nella bellezza dell'edificio, nelle sue potenzialità coreografiche, e anche nella possibilità di poter ospitare sul terrazzo delle cene che vanno in parallelo con i concerti. Abbiamo poi puntato su una novità assoluta, che è quella del porto turistico, dalla quale ci aspettiamo molto. Porto turistico è un'altra struttura di pregio della città che più viene valorizzata e meglio è. Poi abbiamo la ripresa del jazz in provincia, di cui poi parlerò dopo. E poi vi anticipo una cosa che non sta scritta da nessuna parte perché la stiamo definendo adesso, è il Jazz on the Beach, cioè coinvolgeremo dall'8 al 28 luglio
stabilimenti balneari e alcuni bar del sud della nostra città, dove tutte le sere ci saranno dei concerti con dei giovani musicisti. Le diverse location che cosa ci consentono? Anzitutto di proporre situazioni musicali differenti, perché quest'anno appunto ce ne sono diverse, e abbiamo cercato di adattare i vari concerti alle situazioni ambientali. Faccio un esempio estremo, cioè è chiaro che la serata di gala con l'orchestra di Glenn Miller, in cui Kim Lorra potrà anche ballare, non era neanche ipotizzabile al Teatro d'Annunzio, questo è ovvio. E poi queste nuove location potranno, ci auguriamo, ma ne siamo sicuri, avvicinare un nuovo pubblico a questa ragazza. Ovviamente tutto questo mantenendo inalterato il livello qualitativo, che è stata una caratteristica costante di questi 40 anni di Pescara Jazz. Il secondo punto fondamentale è quello che riguarda il legame fra la cultura e il turismo, che non è ovviamente una scoperta né recente, tantomeno nostra. E in Francia, in Germania, in Austria si fa da mezzo secolo, ma senza andare all'estero, anche in Italia, regioni come l'Umbria, la Toscana, lo stanno facendo da tempo. E noi ci stiamo spingendo in questa direzione. E qui abbiamo trovato le porte spalancate, perché abbiamo trovato due alleati preziosi, la Cantina Tollo anzitutto e la Regione Abruzzo. La Cantina Tollo l'anno scorso con loro abbiamo realizzato una partnership importante che loro hanno rinnovato quest'anno, che hanno annunciato recentemente al Vinitaly, e hanno addirittura creato due vini del jazz. Di questo poi vi parlerà il presidente della cantina, che dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Per quel che riguarda la Regione Abruzzo, abbiamo trovato porte aperte nell'assessorato al turismo l'anno scorso tramite la PTR, quest'anno direttamente con la Regione. Dobbiamo dire grazie all'assessore di Dalmazio, che anche lui dovrebbe arrivare con un po' di ritardo. E l'anno scorso siamo andati a Chicago, dove abbiamo portato alcuni nostri musicisti che 10 anni prima avevano fatto i seminari qui realizzati da noi in collaborazione con Columbia College, e a dimostrare la bontà dei seminari mi basta fare i nomi di quelli che ci sono venuti con noi l'anno scorso: Claudio Filippini, Max Ionata, Nicola Angelucci, Maurizio Rolli, Giancarlo Alfano. L'anno scorso abbiamo presentato quindi il Festival a Chicago. La prossima settimana, esattamente giovedì prossimo, saremo a New York per presentare il Festival in una sede prestigiosa, qual è quello dell'Enit, che si è aperto una nuova sede che sta in pieno centro, a Manhattan, nel Rockefeller Center. Con noi ci sarà anche Simona Molinari, testimone alla nostra e un po' credo anche della Regione Abruzzo. Va bene. E a New York faremo il 30 giovedì una conferenza stampa, seguita poi da una cena di gala all'Hotel Michelangelo, nel corso della quale faremo anche ascoltare la voce bellissima di Simona Molinari. Il giorno dopo abbiamo un altro appuntamento istituzionale, l'ente manifestazione insieme all'assessore di Dalmazio incontreranno il management del Jazz at Lincoln Center, cioè l'associazione più forte degli Stati Uniti, che fa capo a Winton Marsalis, che riceve fior di soldi per questa iniziativa. Li incontreremo per gettare le basi per una collaborazione per il futuro, collaborazione che apriremo anche per quel che riguarda il circo, per quel che riguarda Funambolica. Perché al Lincoln Center, oltre al Jazz at Lincoln Center di Marsalis, d'inverno c'è il Big Apple Circus, che è la più grossa struttura di circo, di nuovo circo degli Stati Uniti. Quindi grazie anche al nostro direttore artistico Raffaele De Ritis,
che ha orato lì in questa struttura, l'Eco Center, nel 2004 e 2005, prenderemo contatti anche con questa nuova iniziativa con la quale cercheremo di valorizzare i nostri due fiori all'occhiello, che sono appunto il Festival Jazz e Furamondo. E adesso vorrete sapere, ho finito la parte introduttiva, come abbiamo realizzato tutto questo. Potremmo dire col lavoro, con le idee. Io da ex bancario ho trovato una frase che mi sta bene, cioè Pescara Jazz ha messo l'incasso la sua storia di 40 anni e fortunatamente abbiamo trovato credito abbastanza, direi abbastanza bene, e lo capirete adesso. Io passerò ad illustrare il festival di quest'anno e man mano dividendo appunto le varie sezioni del festival, e così capirete meglio come abbiamo messo in pratica tutto quello che vi ho detto, e avrò anche l'occasione di ringraziare quelli che ci hanno aiutato, perché altrimenti quest'anno iscriviamo il festival di non farlo per niente. Allora, abbiamo parlato già, ho accennato sul piano stilistico la diversificazione delle proposte. Siamo riusciti anche questo a fare. Cominciamo dall'Autumn, dove al Village avremo tre concerti più uno. I tre concerti costituiscono un mini festival, perché sono uno dopo l'altro e vedranno di scena la chitarra di Birelli Lagrini, il più grande chitarrista europeo, discepolo ovviamente di Django Reinhardt. Una favolosa All Stars, quella dei Coopers, all'interno della quale sono stipati proprio veramente la tromba di Eddie Henderson e di David Weiss, i due sax di Billy Harper e Donald Henderson, e soprattutto una sezione ritmica che farebbe venire la colina in bocca qualsiasi solista: George Cables al pianoforte, Cecil McBee al contrabbasso e Billy Harper alla batteria. A chiudere questa prima 3 giugno presso l'Auro ci sarà la Big Band del Conservatorio di Pescara. Questo perché? Perché il sabato si chiuderà il seminario che ripetiamo quest'anno con il Columbia College e con il Conservatorio di Pescara, qui c'è il direttore che ringrazio per la collaborazione. E quest'anno il seminario sarà incentrato sulla musica d'insieme e quindi il risultato sarà una Big Band che hanno già fatto qualcosa qualche mese fa, sempre con la direzione di Richard Dasco. Io li ho sentiti e vi assicuro che sono favolosi. La direzione sarà affidata a Richard Dasco, che è il direttore del Columbia College di Chicago. Per ricordarvi la dimensione di questo college, sono 14.000 studenti. E come ospiti speciali ci saranno Bobby Wilson alla voce, un docente del Columbia College, e Bill Boris alla chitarra. Staccato da questo primo tris, che sarà in abbonamento, il 26 luglio ci sarà una serata di gala, un dancing party, con l'orchestra di Glenn Miller. Come ha detto Stefano Zenni, il ballo ha sempre avuto un'importanza fondamentale nel jazz, quindi chi vorrà ascoltare la musica degli anni, fine anni 30 e 40, la musica della favolosa Swing Era di Benny Goodman, di Tommy Ross e di Glenn Miller, ascolterà. Chi vorrà ballare potrà anche farlo, e questo nella bellissima atmosfera dell'aula. A questo punto, per quel che riguarda questo settore, occorre ringraziare ovviamente il Comune di Pescara, che ci metta a disposizione la struttura. Vorrei un ringraziamento particolare rivolgerò anche alla direttrice dell'aula, che col suo entusiasmo contagia tutti. E poi gli sponsor che di questa sezione del festival sono, oltre ovviamente alla Cantina Tollo, Regione Abruzzo insieme alla provincia, la Banca dell'Adriatico e Maico. Ognuno di questi sponsorizza una serata in cui ci sarà una cena in cui gli sponsor inviteranno i loro ospiti, e quindi la serata sarà bellissima come sono state quelle dello scorso anno. Passiamo al secondo blocco,
di concerti, quelli che si daranno al porto turistico. Questa è una location su cui noi puntiamo molto, e per accertarci se il pubblico segue anche questa fascia di avvenimenti abbiamo scelto tre concerti, uno diverso dall'altro. La grande chitarra di Mike Stern col suo gruppo, io però ci aggiungerei il bassista Victor Wooten, che non ha il nome e la storia di Mike Stern, ma di lui hanno scritto, ed è la verità, che lui riesce sul contrabbasso a fare ciò che tutti i bassisti del mondo ritengono che sia impossibile, e lui suonerà insieme a Mike Stern. Poi abbiamo inserito il duo che da tanti anni ci allieta, quello di Tuck & Patty, che è la cui musica è caratterizzata dalla grazia, dallo swing, dall'eleganza, e quindi è un concerto che va bene a tutti. Per chiudere, ci siamo trasferiti addirittura in Brasile con la chitarra di Toninho Horta, che però sarà affiancato dal sax baritono di Ronnie Cooper, uno dei più favolosi sax baritono attualmente in circolazione, perché viene casato con Charles Mingus e tanti altri. E qui mi addobbo ovviamente il ringraziamento alla Camera di Commercio e al suo presidente Becci, ma anche all'amministratore delegato del Marina, il dottor Bruno Santori, che ci hanno assistito nell'allestimento di questa operazione. C'è poi il Jazz in Provincia, che, come dice il nome stesso, il cui ripristino è stato voluto dall'amministrazione provinciale e in particolar modo dall'assessore Cigli, ovviamente al presidente che è qui al nostro fianco, che riprende una tradizione interrotta da tanti anni, ma che negli anni 70-80 aveva fatto grande, contribuito a fare grande il Festival Jazz. In provincia hanno suonato tutti, da James Newton a Clark Terry a Al Gray a Billy Mitchell e a tanti altri, per cui riprendere questi concerti in provincia è un altro lato positivo di questo festival. E passiamo quindi alla parte con i main events, che sono ovviamente al Teatro d'Annunzio, per ovvi motivi di capacità, di comodità di seduta, e perché la gente è abituata ad andare lì. E qui lo faccio preventivamente un ringraziamento a coloro che per conto dei musicisti, invece loro, cioè manager, produttori eccetera, coprodurranno con noi questi cinque concerti. Il palco principale del D'Annunzio, come ha scritto Stefano Zenni, è quello riservato alle star internazionali. Qui leggo le due righe e mezza di che ha scritto Stefano, perché Stefano è bravissimo in questo, e io non voglio, parlando a braccio, rovinarmi l'amicizia con Simona Molinari, che spero sia appena cominciata. Ha scritto Zenni: di queste star internazionali qualcuna magari di origine abruzzese, come Simona Molinari, che prima di scalare le vette del pop italiano si è fatta le ossa con un solido passato jazzistico che traspare dalla sicurezza e dal gusto della sua voce. Penso che andrà bene, comunque non è così. Simona canterà tre giorni dopo di Bridgewater, apro la parentesi, alcuni giorni prima in Umbria dividerà la serata con lei, esatto, e quindi sarà molto interessante anche il confronto con questa grande cantante, che è stata spesso nostra ospite, ma che nonostante sulla breccia da tanti anni ha conservato l'entusiasmo e la capacità di cantare sempre con grande gusto, con grande desiderio, e di trascinare il pubblico in questo suo entusiasmo. Quest'anno sarà accompagnata anche dal magico pianoforte di Remus Lewis, un musicista leggendario che non ha fatto molte tournée, lui preferisce stare negli Stati Uniti, insegnare e fare altre cose,
ma è un musicista straordinario che a Pescara non si è mai visto e rarissimamente è venuto in Italia, perché lui appunto non ama molto le tournée. Quindi dopo queste due belle voci, il jazz, il Pescara Jazz si apre alla world music, perché non c'è altra maniera di definire la straordinaria musica, la straordinaria chitarra di un grande come Paco de Lucía, che è uno dei più grandi artisti degli ultimi 30 anni, che è riuscito a coniugare il jazz con il flamenco e con la sua grande tecnica strumentale. E alla stessa maniera sarebbe impossibile dare un'altra definizione del trio composto dal nostro Paolo Fresu, dal cubano Omar Sosa e dallo straordinario Trio Curto. Le atmosfere liriche di Paolo Fresu si fonderanno con le atmosfere cubane di Omar Sosa e soprattutto con la magia delle percussioni di Trio Curto. Molti di voi probabilmente lo hanno visto, è uno spettacolo all'interno del concerto. Lui con le sue centinaia di percussioni invade più della metà del palcoscenico, sparge tutto sopra un enorme tappeto, lui si accovaccia a terra e poi nel corso della serata le suona tutte. La prima volta che venne ci si è su un secchio d'acqua e noi ci chiedemmo chissà cosa serve, poi scoprimmo che lui batteva il gong e poi lo immergeva nell'acqua e lo tirava fuori, per cui tirava fuori delle stranissime sonorità. Quello sarà uno spettacolo. Ho lasciato in ultimo quella che è sicuramente la prima incursione di Pescara Jazz nel rock storico, però come abbiamo fatto in passato con l'altra musica, anche questa volta siamo andati a pescare nel meglio. E c'era la chitarra di Brian May, cofondatore del leggendario gruppo dei Queen, compositore della maggior parte di canzoni di successo di questo gruppo. Quindi queste composizioni sono entrate oramai nell'immaginario musicale contemporaneo e quindi saranno ben recepite anche dei jazzisti più incalliti e più retrogradi, perché come ha scritto Zenni, e chiudo con questo, il jazz è musica di sintesi per eccellenza. Quindi con questa bella definizione del jazz che a noi è caro, io prima di chiudere passo la parola a Simona Molinari, non senza aver svelato un segreto che ho scoperto ieri pomeriggio, spero di non combinare guai nel paese. Il 13 luglio Simona Molinari sarà ospite di un concerto eccezionale che si svolgerà in Toscana, in cui canterà con Andrea Bocelli. E non c'è maniera migliore per passare il microfono, per farle dire quello che desidera. Simona Molinari. Intanto devo ringraziare appunto Lucio Fumo, tutta l'organizzazione di Pescara Jazz. Io sono onoratissima di essere qui, prima di tutto perché questo festival appunto è il più antico d'Italia e perché lo conosco bene, l'ho sempre seguito. Come dicevo anche prima, io sono cresciuta all'Aquila, ma le mie prime canzoni sono venute a scriverle proprio sulle rive qui a Pescara. E qui diciamo ho sempre sentito che c'era attenzione soprattutto su questo genere. Devo dire una cosa, mi sono sempre chiesta perché tanti musicisti jazz importanti italiani vengono proprio dalla costa abruzzese, e credo che questo festival sia stato veramente un seme che poi ha generato tutta una storia. E io sono parte di quella storia, quindi essere qui per questo festival mi riempie di orgoglio. E sono contenta anche di rappresentarlo su a New York, non vedo l'ora di partire e di proporre anche quello che faccio io, che appunto è un po' a cavallo con l'elettronica, una sperimentazione. Nella quale ho messo insieme quello che ho studiato, quello che mi piace, ma anche la modernità, proprio per poter portare anche alle,
generazioni nuove. Quello che a me è arrivato tramite i miei nonni, magari, perché io ascoltavo il jazz tramite delle passioni che avevano i miei nonni, e che le nuove generazioni rischiano di perdere se non siamo noi a portarle a loro in maniera anche moderna, utilizzando degli stratagemmi attuali, questa musica. Quindi quello che mi sono proposta di fare è di unire appunto lo swing, in particolare il ragtime, quello che mi ha sempre poi affascinato di questo genere, con l'elettronica, e speriamo che sia una cosa che prenderà sempre più piede.